Nello studiolo, nuovo complesso, molto stretto e molto lungo, tante, 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 esclamò Gilardone, senza intendendo un mondo di cose, povero Gilardone, gli occhi gli luccicavano. Aveva sperato invano una felicità simile a quella dell'amico suo, franco inteso, si imbarazzò, non sapeva dirne nulla. E ne seguì un silenzio così significativo che il Gilardone non poté sopportarlo e si mise ad accendere un po' di fuoco per scaldare il caffè che aveva preparato. Franco si offerse per questo bisogno e il professore accettò allegando il suo mal di capo. Si mise a disfare il turbante davanti a uno scaldale d'acqua sedativa. Dunque, disse egli, dominando la propria emozione con una sforzo di volontà, mi racconti? Franco gli raccontò ogni cosa, dal pranzo della nonna fino alla cerimonia nuziale nella chiesa di Castello, eccetto naturalmente al colloquio segreto con Mamma Teresa. Il professore Beniamino, che intanto si era rimesso il turbante, si fece coraggio a mezzo e disse egli, sostituendo al nome amato, una specie di gemito sordo: come sta? Udito dell'allucinazione, esclamò: una lettera? Le pareva di vedere una lettera? Ma che lettera? Questo Franco non lo sapeva. Uno stridore. Sull'abbraccio interruppe la conversazione. Il caffè bolliva, a scroscio si versava. Il Gilardone somigliava al suo giovane amico, pure in questo che gli si leggeva il cuore in faccia. Il giovane amico era del resto un lettore di facce infinitamente più sagace e pronto di lui. Capì subito che egli aveva pensato ad una data lettera e gli chiese, mentre il caffè stava posando, se fosse in grado di spiegare quell'allucinazione. Il professore si affrettò a rispondere di no, ma tosto pronunciato il no, lo atterrò con parecchi altri non misti a inarticolati brontolii. Eh no, no già, non saprai, insomma no. Franco non insistette e ne seguì un altro silenzio alquanto significativo. Preso il caffè con molti involontari segni di inquietudine, il professore propose bruscamente di andare a letto. Franco, dovendo ripartire prima di giorno, preferì non coricarsi, ma volle che si coricasse l'amico. E l'amico, dopo infinite proteste e cerimonie, dopo aver gettato sin sulla soglia della porta, con la sua scodella d'acqua sedativa in mano, fece di colpo un voltafaccia. Si gettò alle spalle un addio e scomparve. Rimasto solo, Franco spense il lume e si distese sulla poltrona con la buona intenzione di dormire, cercando il sonno in qualche pensiero indifferente, se gli fosse possibile di fermarvisi. Non erano passati 5 minuti quando fu picchiata all'uscio e subito entrò precipitosamente, senza lume, il professore, dicendo: insomma, sono qui. Cosa c'è, esclamò Franco? Mi rincresce che ho d'aver spento. Si sentì in pari tempo alle braccia del buon Beniamino, intorno al collo, alla sua barba, alla canfora, la voce sul viso. Caro, 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 caro Don Franco, io ho un peso enorme sul cuore. Non volevo parlare adesso, volevo lasciare qui, ma non posso. Non posso, posso no, posso no, posso no. Ma pari, si quieti, disse Franco, sciogliendosi dolcemente da quell'abbraccio. Il professore lo lasciò e si portò le mani alle tempie, gemendo: oh, che animale, che animale, che animale. Potevo ben lasciare tranquilla, potevo ben aspettare domani o post domani, ma oramai è fatto, è fatto. Afferrò le mani di Franco, credo, avevo cominciato a spogliarmi quando mi ha preso come una vertigine. E lì andiamo, metti su da capo la besta e via, corri qua come un matto senza lume. Nella furia ho perso in rovesciata la scodella dell'acqua sedativa. Accendiamo il lume, chiese Franco. No, 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 meglio parlare al buio. Meglio parlare al buio. Guardi, mi metto persino qui io. Andò a sedere al suo scrittoio fuori dal chiaro debole che entrava dalla finestra e parlò. Parlava sempre nervoso e disordinato. Figurarsi adesso con l'agitazione che aveva in corpo.
Comincia, né? Chissà cosa dirà il caro Don Franco. Tutte chiacchiere inutili questo, ma cosa vuole? La pazienza. Comincio dunque, di dove comincio? Ah, signore, vede che bestia sono, che non so nemmeno più dove cominciare. Ah, quell'allucinazione, sì, le ha detto una bugia poco fa, posso benissimo sospettare l'origine di quell'allucinazione. Si tratta di una lettera, proprio di una lettera che io ho fatto vedere 2 anni sono alla signora Teresa. Una lettera del povero Don Franco, suo nonno. Bene, bene, adesso cominciamo dal principio. Il mio povero papà, negli ultimi anni della sua vita, mi parlò di una lettera di Don Franco che avrei trovato nel cassettone dove erano tutte le carte da conservarsi. Mi disse di leggerla, di custodirla e di regolarmi a suo tempo, secondo la mia coscienza. Però disse, è quasi certo che non vi sarà niente da fare, il povero papà viene a mancare, io cerco la lettera. Nel cassettone non la trovo, frugo tutta la casa. Non la trovo, cosa vuole? Mi do pace con l'idea che non ci sarà niente da fare. E non ci penso più, bestia vero, animale, me lo dica pure. Me lo merito, me lo son detto tante volte, io schiamo, andiamo avanti. Lei sa come è stata regolata la successione di suo nonno, sa come sono andati gli affari di casa sua. Mi perdona se le parlo di queste cose. So che mio nonno morì senza testamento e che non ho niente, rispose Franco. Passiamo, andiamo avanti. Era un argomento penoso davvero per Franco. Alla morte del vecchio Maironi non si era trovato testamento. La vedova e il figlio, Don Alessandro, si sono divisi la sostanza per metà. D'amore, d'accordo, per riuscire a questo il figlio aveva fatto alla madre una donazione assai grossa dichiarando di interpretare la volontà paterna. Qui era mancato il modo di esprimersi, il giovane ambizioso, giocatore, prodigo, era già impigliato. Alla morte di suo padre, nei lacci degli usurai, nei 7 anni che visse ancora, si governò per modo da non lasciare un soldo al suo unico figlio Franco, il quale rimase con una ventina di 1.000 svastiche, svanziche, scusate, la sostanza di sua madre, morta nel metterla alla luce. Sì, andiamo avanti. Riprese il Gilardoni. 3 anni fa, dico 3 anni fa. Riceve una sua lettera. Ricordo che era il 2 novembre, il giorno dei morti, cose strane, cose misteriose, senta bene. La sera vado a letto e faccio un sogno, sogno alla lettera di suo nonno. Noti che non ci avevo mai più pensato, sogno di cercare di trovarlo in una vecchia cassa che tenga in un granaio. La leggo sempre in sogno, cosa dice? Dice che nella cantina di casa Maironi a Cressogno c'è un tesoro e che questo tesoro è destinato a lei. Mi sveglio con un'emozione straordinaria, con la convinzione che si tratta di un sogno veridico. Mi alzo e vado a guardare nella cassa, non trovo niente, ma 2 giorni dopo, volendo vendere certi fondi che avevo ancora d'ase, piglio in mano un vecchio atto di compera che papà teneva nella sua cassettona, la sfoglio e me ne casca fuori una lettera. Guardo la sottoscrizione, vedo nobile Franco Maironi, la leggo, è quella, ecco, dico, il sogno che... Ebbene, interruppe Franco, questa lettera cosa diceva? Il professore si alzò, prese un zolfino lungo mezzo braccio, lo cacciò nell'abbraccio del caminetto e accese il lume. Lo qui, disse egli con un gran sospiro sconsolato. Legga, si cavò di tasca e porse a Franco una lettera giallognola di piccolo formato, senza busta. Con le tracce di un'ostia rossa, le linee nero-giallastre dello scritto interno trasparivano qua e là quasi in rilievo. Franco la prese, la accostò al lume e lasse ad alta voce: Caro cane, troverai dentro la presente il mio testamento.
Mi ha fatto due copie, una è presso di me. L'altra è questa che io ti incarico di pubblicare, se la prima non viene fuori, hai capito? Basta, e quando mi vedrai, ti è assolutamente proibito di rompermi, col darmi consigli secondo il tuo maledetto vito. Tu sei la sola persona di cui mi fido, ma del resto io non ho chi a comandare. E tu non hai che a obbedire. Dunque tutti i rompimenti sono inutili e intollerabili. Ciao. Il tuo affezionato padrone, nobile Franco Mairo.